Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Caso di Via del Ciclamino, Rimini, il giallo di Pierina Paganelli. È arrivata l'ora di dire basta, basta menzogne. Quando si mente, quando si deve nascondere la verità. Credo che sull'alibi fornito da Valeria nei confronti di suo marito Luis della sera del 3 ottobre ormai non ci siano più dubbi che abbia purtroppo detto delle bugie. Lei stessa ci ha fatto sentire in televisione due versioni con minuti e azioni completamente diversi l'una dall'altra, ma ancor di più smentite dallo stesso Luis, che nella sua prima sit, fatta il giorno del ritrovamento di Pierina morta, davanti al PM, dottor Paci, dirà che Valeria è andata a letto alle ore 21 e non avrebbe mai potuto accorgersi se lui fosse uscito di casa quella sera. Questo che ho appena detto non è frutto della mia fantasia, ma sono tutte cose documentate. Ora torniamo a quello che abbiamo sentito ieri sera durante la trasmissione di Quarto Grado. Avevano dato un'esclusiva, un'indiscrezione, che forse Luis si trovava lì in Via del Ciclamino, vicino al luogo dove c'è stato l'incidente di Giuliano. Sembrerebbe che questa notizia data già settimana scorsa si sta rafforzando. Addirittura interviene Carmelo Abate, che non solo dichiara che loro erano lì e non erano andati il sabato al funerale del povero zio di Valeria, ma addirittura ci dirà che sono andati nel pomeriggio della domenica 7 maggio, quando la mattina Giuliano era stato investito, se ci vogliamo credere, e sono andati a Pesaro con due macchine differenti in due momenti differenti. Perché mentire ancora se si è estranei ai fatti? Qua non esistono giustificazioni. Io ho forti dubbi che Giuliano abbia avuto uno spiacevole incidente, ma credo che lo stesso marito di Manuela quella mattina alle 5:30, se non qualche minuto prima, è stato aggredito e secondo me addirittura giù lì sotto nei box dove ha perso la vita la sua mamma. Rimango anche sempre più convinto che quella sera del 3 ottobre lì c'era anche una persona venuta da fuori, magari pagata per non sporcarsi le mani. Chi può essere questa persona? Forse quella incontrata da Luis alle 19:30? Vi ricordate che lui disse di essere sceso semplicemente a prendere il mangiare per i gatti e poi era risalito su in casa? Quindi non si doveva trovare sotto la farmacia, dove verrà inquadrato dalla telecamera alle 19:26, e il giorno 20 settembre a mattino 5 la sua consulente, che fa parte del gruppo difensivo di Luis, Roberta Catania, conferma che c'è stato questo incontro tra Luis e un suo amico, dicendo poi che giustamente non ha a che fare con l'omicidio di Pierina. Però io ricordo ancora quella testimonianza lasciata da una donna al giornalista Emanuele Canta di Mattino 5, dove diceva di aver visto alle 19:30 di quel 3 ottobre Luis, il suo amico di colore, Emanuela. E questa persona venuta eventualmente da fuori potrebbe essere la stessa che alle 22 e tra virgolette 20, quanto dice la giornalista nel suo servizio,
è salito da quella rampa del box e si è allontanato dal palazzo? O addirittura questa persona potrebbe legarsi a quella dichiarazione o quella cosa che disse Manuela dopo essere aggredita da Valeria con quella tirata di capelli, dove la Valeria dice a Manuela: ti dovresti mettere in testa un sacchetto di plastica e soffocarti. E Manuela le rispose: ma me lo vuoi mettere te o vuoi chiamare qualcuno a farlo? E lo ripete: vuoi far venire qualcuno a farlo? Cosa significa? In quel momento perché tirare fuori un'eventuale terza persona? Secondo me le cose cominciano ancora di più a legarsi tra di loro. Ma questa persona misteriosa potrebbe essere anche quella a cui si riferisce Manuela quando si trova in questura il 4 di ottobre, lì seduta a fianco a Luis, dove si sta parlando di un eventuale arresto imminente, e dice, e si riferisce, o meglio, a un'altra persona. Vi ricordate il gesto? E non a lei, a Luis, ma anche un'altra persona. Sempre nella giornata di ieri, a ore 14, ci viene data la notizia che Valeria ha diffidato i fratelli Bianchi e il loro consulente, dottor Barzan. Vieterebbe a loro di parlare di lei, delle sue cose private, pubblicamente, soprattutto se non sono cose vere. Ora, care amiche e cari amici, vi saluto ringraziandovi nuovamente del tanto affetto che mi dimostrate. Oggi voglio fare un saluto in particolare a tutte quelle persone, che sono tante e non me l'aspettavo, che mi seguono dall'estero. Non mi resta che ricordare a chi non si fosse ancora iscritto di farlo, per poi attivare la campanella per avere il mio prossimo video tramite una notifica. Ora vi saluto di nuovo, vi mando un forte abbraccio e vi auguro una buona giornata.